Borghesio per una minuto. Si è espressa formalmente solidarietà alla Grecia, ma in realtà si è voluto soltanto imporre una rigida politica di austerità ai Paesi membri dell'Unione Europea. Van Rompuy alla conferenza stampa conclusiva ha detto chiaramente che l'idea è quella di stabilire una specie di dittatura dell'Unione Europea, trasformando il Consiglio in una giunta imperiale con poteri sempre maggiori rispetto agli Stati membri. Prima del vertice, ha rivelato l'Independent, aveva spedito una lettera ai capi di governo scrivendo in uno degli allegati che i membri del Consiglio sono responsabili di strategia economica nel loro governo, dovrebbero fare lo stesso a livello UE. Che si chiami coordinamento della politica o governo economico, solo il Consiglio è in grado di formulare e sostenere una strategia europea. E ancora aggiunto, il Consiglio europeo è molto ambizioso, vogliamo la padronanza, vogliamo fungere da guida, anche se naturalmente in consultazioni, aggiungendo, ecco perché ho proposto che il Consiglio si riunisca ogni mese. Sono disegni imperiali degli architetti dell'Unione europea, espressi anche in un progetto che circola nei corridoi della Commissione, che chiede che l'80% del debito dei membri UE diventi debito dei membri dei Paesi membri diventi debito dell'Unione Europea. La campagna per un supergoverno economico proclamata in questi giorni rischia di trasformare non solo la Grecia ma tutti i 27 Stati membri dell'Unione Europea in protettorati. Eine Minute ist nicht lang, wir wissen das.